comincia la puntata. Buonasera Curatolo, buonasera Nicito. E parliamo immediatamente di giornalismo e di scrittori con il giornalista, scrittore, nonché amico di questa astronave, Francesco Russo. Buonasera Francesco, benvenuto. E allora, Francesco, dovete sapere che è oggetto di un successo straordinario, perché lui ha scritto due opere, prima un libro assolutamente normale, che ha avuto un successo del quale ora parleremo, ma adesso su internet sta spopolando, perché lui è uno che è riuscito a fare capire una cosa facilissima: uomini e donne la pensano in maniera diversa, Francesco. Sì, assolutamente. E tu ne sei la prova vivente. Speriamo di sì. Perché gli uomini pensano in azzurro, scrivono in azzurro, le donne no. Rosa. Che cos'è questa cosa così? Allora, questo qui è un romanzo a puntate che credo di non avere l'assoluta certezza, ma sia stato il primo esempio di romanzo a puntate pubblicato su Facebook. Quindi, un romanzo a puntanate, come diceva Frassica. Nel marzo del 2010. 12 puntate, quindi una stessa storia, una stessa trama narrativa sviluppata da due punti di vista diversi. Uguale, ma visto l'azzurro che scrivevo io e rosa l'altra parte che scriveva la mia collega Maria Teresa Cimino, che è un romanzo scritto a quattro mani. Abbiamo pensato bene di scanalizzarlo dalla piattaforma Facebook, anche perché tutto è partito da Facebook. Tutto è partito da lì, sì, perché in realtà volevo pubblicarlo in un quotidiano, l'idea principale era questa. Poi perché non utilizzare Facebook, certo. Insomma, è divisione virale, esatto, è gratis. E quindi però il fatto che fosse su Facebook era vincolato ai mi piace, certo. Insomma, con quei 2000 passo utenti che avevano cliccato su mi piace. A quel punto il salto di qualità, metterlo in un altro sito, un sito vero e proprio che è www.tribearl.it/azzurrorosa. La nostra curata lo va immediatamente a cercarlo. Il progetto è in collaborazione con Tribe, con illustrazioni di Lisa Anfuso, un artista tra l'altro catanese. Insomma, ogni lunedì vengono pubblicate le puntate, ora siamo alla sesta, credo, con novità editoriali importanti che non sveliamo. Nell'ultima puntata che è successo? Nell'ultima puntata, una puntata piccante, in realtà è la prima puntata dell'incontro di questi due protagonisti, Emanuele e Giorgia, è andatelo a leggere, ecco, per scoprire Tu ti aspetti le risposte in rosa e lei si aspetta le risposte in azzurro oppure vi stupite fra di voi? No, in realtà cerchiamo di far capire che per quanto la vicenda stessa sia uguale, ecco, il punto di vista insomma dell'uomo rispetto a quello della donna è diverso assolutamente. E poi, anche se poi tutte e due si cercano, insomma, vanno nella stessa direzione. Mentre il vestito cucito addosso è la tua opera prima, possiamo questa chiamarla è la seconda, così lui. La tua opera seconda, seconda, sì. Ed è un'antologia di racconti, sono 10 racconti, tra l'altro molto brevi, molto scorrevoli, che hanno però tutti la caratteristica di avere un finale scioccante. Sì, diciamo che il filo conduttore è proprio la svolta all'interno di ogni racconto, di storie che sembrano apparentemente magari prevedibili o prive di finale, ecco. Sono 10 racconti, come ho detto tu, di tematiche sociali di oggi, quindi storie di mafia, storie di corruzione, di problematiche di pedofilia legate alla Chiesa, oppure la finzione, la trappola stessa del mondo virtuale, quindi inclusi social network. Comunque storie che io ho volutamente scritto abbastanza forti, proprio per farmi sentire e per tenere incollato insomma il lettore alle mie pagine. E alla fine c'è sempre una sorpresa. Alla fine sì, c'è sempre la sorpresa che il lettore insomma resta di... Sei un giornalista che fa lo scrittore o uno scrittore che fa il giornalista? Sono uno scrittore che fa il giornalista. Ma che bravo. Bravo Francesco, grazie. Francesco Russo, ospite questa sera dell'astronave, ci tornerà a trovare. Io vi consiglio le sue opere perché è molto accattivante anche nel modo di scrivere. Adesso abbiamo fatto un momento di televisione bella, quindi gli ascolti saranno sicuramente alzati, noi dobbiamo immediatamente abbassarli.